Buonasera, benvenuti a un altro appuntamento con la nostra storia, la loro storia. Silvana, presso la Casa d'Italia, buonasera. Buonasera Nick, buonasera a tutti. Altra bellissima storia questa sera. E sono delle storie incredibili perché ci permettono di realizzare quanto noi l'abbiamo facile in confronto alle persone che sono venute qui. Assolutamente sì. I tempi erano diversi. E direi di salutare immediatamente la signora, la famiglia. Ricordiamo Angela di Dio, ovviamente la famiglia di Dio Chimienti, benvenuta signora Angela. Benvenuto, grazie. E abbiamo anche Nino Chimienti che è con noi, che bello, grazie per essere venuti Nino. Benvenuti, grazie. E poi avremo anche Rocco che, Chimienti ovviamente che si aggiungerà. Parliamo di te, ovviamente abbiamo capito che venite da San Nicandro, questo sì, paese. Sì, San Nicandro di Bari. Nicandro. Sì. Io sono nata il primo agosto 1935. San Nicandro di Bari. Un posto sicuramente bello perché mare. È un piccolo paese, non piccolo, ma è un bel paese. Abbiamo un bel castello dentro questo paese. È un paese abbastanza 11-12 mila abitanti. Io mi sono sposata, me ne sono scappata, da pura verità. Allora. Raccontiamo le cose. Sì, con Antonio Chimienti, che tutti ricordano sicuramente, sanno benissimo. Sì, mio marito Gloria, Antonio, sì, faceva il portiere su una squadra di San Nicandro, il portiere del pallone. Giocava al pallone, lui faceva il portiere. Tu andavi a vedere tutte le partite. Andavo a vedere sempre per di giocare. E così ci siamo innamorati e ce ne siamo scappati. Non capivamo niente a quel tempo di aspettare il tempo, questo e quell'altro. Angela, comunque, ma è l'amore, eravate... no? È l'amore, ecco. L'amore vero che poi è continuato, no? Ecco, abbiamo continuato, sì, ci siamo sposati. Eravate giovani. A 2 anni dopo sposati è nato mio figlio Cosimo Chimienti, che è qui vicino a me. Sì. E dopo di 2 anni che lui aveva, mia sorella mi aveva fatto l'atto di richiamo per venire in Canada. E mio marito, anzi, ne teneva un'altra, no, un'altra proprio, per il Venezuela. E lui, mio marito, ha scelto qua. Io tenevo mia sorella qua, maggiore. Allora mio marito ha detto, no, andiamo in Canada invece di andare in Venezuela. Perché in Venezuela non era una terra che si poteva stare sempre. Certo. Sì. Comunque siamo venuti in Canada con la nave. Ecco, parleremo del viaggio, è la Roma, eh? Con la Roma, sì. Parleremo del viaggio tra poco, perché questo ci interessa sapere, me lo vogliamo raccontare. Tutti ci raccontano questo viaggio, quando questa si nave parte dal grandissima, porto. Ovviamente. Siete andati a Napoli a prenderla, sì, no? Sì. Prima saltiamo dalla parte da dove c'è Nino, ovviamente. Quindi Nino, Cosimo, che non dobbiamo parlare, chiamarti Cosimo a questo punto. Cosimo. Ma lo chiamiamo ovviamente Nino come tutti ti conoscono. Nino, 2 anni, è chiaro che tu non ricordi niente di questo viaggio. Beh, non mi ricordo, no, perché mi hanno strascinato, allora... Lo portavo in braccio. Quando senti le storie di papà, ovviamente, che non c'è più, che abbiamo tutti nel nostro cuore, ricordiamo con piacere, e la storia di mamma, cosa ti viene in mente, Nino? Beh, me lo immagini quella che hanno passato, perché solo guardando le foto di quegli tempi lì già puoi avere un'idea di che cosa si trattava. Naturalmente non sono per niente vicino alle cose di oggi. I sacrifici che hanno fatto e tutto, allora bisogna riconoscerli, bisogna anche apprezzarli, perché... Sai, se non era per loro, oggi non solo io, mio fratello, mia sorella, non saremmo a dove siamo oggi, sai? Certo. E poi quando si immagina all'età di 17 anni sposarsi e poi 2 anni dopo, che siete ancora giovanissimi, prendere e decidere di lasciare e partire. Anni avevo quando io sono venuta in Canada. Sì. Mm-hmm. Appena sono venuta ho cominciato a lavorare. Eh sì, subito, possiamo immaginare. Vorrei ritornare un momentino perché lei ha detto fuori, a microfono spento, qualcosa di molto interessante. Ovviamente oggi tutti conoscono Nino Chimienti, la famiglia Chimienti con l'Intermarché La Goria, ma quindi è qualcosa nel DNA, perché tuo padre, tuo marito, quindi sì, Antonio, la sua famiglia avevano qualcosa lì, un supermercato, un negozio di alimentari proprio in Italia, vero? In Italia, sì. E poi, dopo, cosa è successo? E dopo che è successo, perché mio suocero futuro,
del punto sì. suocera. Sì. Ha avuto una malattia e si è morto. Allora, mia suocera, poverina, era sola con 7 figli, non poteva stare con il magazzino perché a quei tempi andavano con i carri a prendere la roba da lontano. Vendeva tutto, e non era grande, ma vendeva tutto. Me l'hanno detto, io non ero nata neanche io. Comunque, mio marito teneva solo 13 mesi quando è morto suo padre. E allora la povera mamma ha dovuto crescere 7 figli, ma ha dovuto non lo so se l'ha venduto, se l'hanno chiuso, perché questo io non c'ero. Ma però ha fatto i sacrifici, povera mia suocera, per crescere 7 figli. Da sola. Andava in campagna come gli uomini a zappare. Alla fine ha dovuto combattere, poi è stata la vita e poi mano a mano. E Angela, quindi, allora, questo colpo di fulmine con questo portiere che, insomma, ti ha fatto innamorare, era appunto Antonio, Tony, e da lì poi la voglia di proprio, diciamo, vivere, vogliamo vivere la nostra vita insieme, quindi si fugge, si scappa. Si fugge, sì. No? Attifica proprio. Ecco, a quei tempi non era come adesso passano anni e anni e non si sposano mai, va bene, così la vita. Poi avete deciso quindi di prendere appunto la nave e di partire, stavamo dicendo, da Napoli. È partita. Sì, da Napoli. E la nave, la vogliamo ricordare di nuovo? Era la Roma. Era la Roma. E siamo sbarcate ad Halifax. Prima, chi è che vi ha portato a Napoli? Beh, allora c'era un paese, c'era quello che facevano, diciamo, la vettura, sì, sai, sì. con la macchina, ci hanno portato il trasporto, ci hanno portato, accompagnato fino a Napoli, perché portavamo le valigie, certo. tutto, non è che si poteva andare con il treno, e così c'era uno che si chiamava Giannini, lo chiamavano Giannini, e così siamo imbarcati nella macchina e siamo andati fino a Napoli. Con tante valigie, con un bimbo piccolino. Con valigie. E con tutto affasciato, che faceva freddo pure, era di dicembre, quando siamo arrivati qua, poi sì, non li voglio poi... più. No? Allora, la nave, appena l'hai vista, Angela, che hai detto? L'ho vista, sì, ma poi una volta che sei entrata, grande. A quei tempi quella era grande. Era, sì. Per me era la prima volta che siamo imbarcati là, oh my God, qua. Con... Sì. E io, la pura verità, io devo dire quello che è, perché poi se lo vuoi levare, lo levi. A quei tempi, per venire presto a mio marito, dice no, andiamo, il posto non c'era. E ci hanno trovato una cabina giù, sì. e neanche insieme, separati. Io a una cabina, mio marito con un altro uomo, un'altra cabina. Sì. Poi, la pura verità, io dico quello che è. Sì. Mio marito si è sentito male, sì. si faceva male sì, la nave. Sì. C'era un uomo là e quell'uomo ha detto, signora, io me ne vado sopra, pure io mi sento male, vatti a stare nel letto mio. E me ne sono andata dentro alla cabina con mio marito un'altra volta e con sì. il bambino vicino. Angela, noi adesso ci fermiamo un istante e magari ritorneremo tra poco, continua la storia Silvana, ma che bella storia. Sì, eh? Ci fermiamo per una pausa caffè e ritorniamo subito dopo, rimanete con noi. Ritorno dalla Casa d'Italia, sempre per la nostra storia, e questa sera è la storia della famiglia di Dio Chimienti. Abbiamo con noi appunto la signora Angela e Nino Chimienti, il figlio. Quindi Angela, si parte, la nave, ovviamente poi questo viaggio, e arrivi ad Halifax. E poi c'è quel famoso treno, no? Adesso devo dire tutto, no? Prima di scendere, stavamo vicino alla porta, e allora mio figlio ci viene ad andare alla toilette, scusate l'espressione. Sì, sì, sì. E allora... non
poteva andare nessuna parte perché doveva stare là a aspettare in fila. Non andava nessuno, non ti facevano andare più al bagno. E che ho dovuto fare lui, poverino, se l'ha fatto sotto perché teneva solo 2 anni. A 2 anni? E che doveva fare? Ho acchiappato una piccola copertina, l'ho fasciata fin quando andava al bagno. Dentro. C'era molta gente in fila, immagino. Dentro al porto dovevamo scendere. Sì. E così ho dovuto portarlo nel bagno, l'ho dovuto lavare tutto, ho dovuto aprire le valigie perché per mettergli altra roba. Vedendo là non sapevamo che era così freddo da rifare. Era appunto dicembre. Ci siamo aperti intorno, siamo entrati nel treno, abbiamo preso il treno. Sì, il famoso treno. A questo punto Tony stava meglio finalmente, terraferma. Sì, allora terra gelata, ferma ma gelata. Anzi, si è alzata, è andata a comprare anche un po' di pane francese, chi lo conosceva? Una scatoletta di carne beef. O quell'altro che si fa fetta. E insomma, alla fine abbiamo fatto un sandwich, non era come adesso, certo, ristorante dappertutto. Di nel treno dappertutto c'è il ristorante adesso. Allora, avevate già una sorella qui. Ah, mia sorella, sì. Come si chiama? Filomena di Dio. E lei ha un po' aiutato. Lei teneva un piccolo appartamento, però ci ha abbordato a noi. Dentro, fin quando io mi sono affettato un piccolo appartamento. Perché come hanno fatto tutti? Erano 6 persone loro, 4 figlie, più marito e moglie, e noi, 3 noi pure, i poveri bambini dei nipoti hanno dormito scomodo pure, fin quando ci siamo trovati un piccolo appartamento. E il primo lavoro, il primo lavoro che ha fatto mio marito è quello di lavare i vetri. Poi io me ne sono andata alla manifattura, ho lavorato 4 anni al Jack Sportwear. Grande manifattura, a quei tempi le donne italiane. Erano 4 piani di. Io facevo roba dei bambini, sono suti, giacchettini. E così pian pianino. E così pianino lavorava a jobba, facevo i bei soldi perché a quei tempi ti davano solo $5 all'ora. La boss ha detto a me. Dice, tanto possiamo dare, ok. Dopo che io ho cominciato a lavorare, ho preso pratica, facevo di più di quello che mi davano. Però la boss è stata brava, dice, Angelo, perché non ti metti a jobba? Dice, tu fai sempre di più di quello, perché ti rimangono le etichette. E loro vedevano quando io facevo. Certo. E così mi sono messa a lavorare a jobba e ho fatto sempre buone paghe, la pura verità. Questo ha aiutato. Mi sono aiutata io stessa, tenevo la mano svelta e ancora oggi, vedo svelta. Nino, orgoglioso di quello che hanno fatto papà e mamma. Sì, molto, molto. Mia mamma è stata sempre una lavoratrice forte e come vede anche a parlare, vedi? Non smette di parlare, non abbiamo una settimana qui. In tutti i modi, ancora oggi, all'età che ha mia mamma, ha 83 anni oggi, lavora ancora in negozio, viene ad aiutare i principi della settimana per la preparazione di tutti i prodotti nel reparto suo, che siamo molto fieri e contenti di quello che fa per noi e quello che ha fatto. E io sono contenta che vado perché mi tengo in attività e sto con loro. La stessa cosa. Dino, 2 parole su papà che non è qui ma ci sta guardando. Sacrifici anche papà ha fatto. Sì, lui ne ha fatto parecchi sacrifici. È stato sempre nelle comunità, sempre in presenza. Era più il PR dei commerci. E la lavoratrice era mia mamma e lui era il PR. Sì. Sarebbe a dire anche con i generi alimentari, il primo genere alimentare che abbiamo avuto negli anni 60, 66? Sì, 66. Che si chiamava Marché Barese, nel quartiere di Saint-Michel, sarebbe la 38 e la 14 Avenue. La 14, Diciamo, mia mamma ha fatto tutto in quel negozio, anche fino a tagliare la carne. Allora, ma anche come si dice, mio padre faceva la parte sua perché lui era il PR, lui faceva le compere della frutta e verdura al mercato. E poi le relazioni pubbliche. Sì, ma prima di quello ero un lattaio che faceva porta a porta.
E lui andava presto. Il sabato si andava ben presto per fare un tip. Non solo il tip, lavorare. Lavorava pure. Una volta si è rotta una bottiglia, si è tagliato una mano. Sì. Angela soddisfatta ovviamente anche del successo di Nino, dei suoi figli. Ed è bello vedere che i sacrifici, scappare per amore e lasciare comunque l'Italia per famiglia. I figli proprio e per dare un futuro. Oggi è certo, per un avvenire, perché in Italia, sai com'era, andavi a lavorare, mio marito lavorava, faceva il muratore, però per pagare non pagava. Una volta pagavano un operaio, un'altra volta pagavano un'altra. E tu dovevi mangiare, la casa la dovevi pagare, vivere, no? Non la casa, ma l'affitto, no? Per terminare con Nino, perché è il momento di lasciare il posto a Rocco, in chiusura di questa intervista, Nino è meglio che hanno scelto il Canada e non Hawaii. E non il Venezuela, non lo so. Tra l'altro. Lo sa, può darsi che sarebbe stato ma un altro. Purtroppo no, non ci possiamo lamentare. Ma il Canada ci ha dato un grande successo. Sì, diciamo sempre che pensiamo che l'erba è sempre più verde dell'altro lato, ma siamo un paese bello. Viviamo bene. Non ci possiamo lamentare di come ci sta andando a finire. Cosa vuoi dire a mamma? Continua sempre a lavorare, che sei una grandissima donna, grandissimo. Grazie, con questo sorriso. Quando un giorno grazie, me Nino. Ne vado, si devono ricordare, se stava mamma qua. Dove te ne vai? No, stai arriverà sempre con noi. Salutiamo Nino per adesso, prenderà il posto Rocco. Grazie Nino. Grazie Nino. Grazie. E voi rimanete con noi, ci fermiamo per un'altra pausa caffè. La nostra storia presso la Casa d'Italia, ricordiamo la famiglia di Dio Chimienti, adesso al posto di Nino vediamo Rocco che andiamo a salutare. Rocco, benvenuto. Buonasera, grazie. Stavi ascoltando dietro le quinte la storia, insomma, mamma e papà che praticamente se ne scappano perché l'amore è vero, puro. E tu che comunque quando in questa famiglia, tu sei il terzo figlio, il più piccolo. Sì, bambino. Vivi, insomma, in una situazione. Io ho fatto la bella vita, per dire. Quando sei arrivato tu era già tutto sì, sistemato tutto bene, sistemato. Vero? Sei cresciuto con tutti i valori italiani, perché si sentono e si vedono con papà e mamma ovviamente. Quali sono i tuoi ricordi, Rocco? Diciamo, in passato abbiamo già discutato una storia con mio padre e la mamma, il viaggio a Wildwood, perché io ero il DJ di mio padre. Quei tempi che erano 8-track, ti ricordi quando andavamo al Wildwood? Yeah. Lui ci aveva sempre, Rocco, tu metti la musica perché il viaggio è era lungo. 12-13 ore, quei tempi. Allora per me era sempre un ricordo perché Mario Merola, Adriano Celentano, erano tutte canzoni che oggi, dentro la macchina mia, ce l'ho ancora. Oh, sì, sì, ce l'ho ancora, sì. Perché quella è la sua memoria quando eravamo giovani, per noi. Quindi facevate questa vacanza a Wildwood, è bello fare un viaggio. Sì, ogni anno. E non abbiamo mai ore. Mancato un viaggio di vacanza con la famiglia, mai. Questi sono bei ricordi, vero? Una cosa che non si dimenticano mai, ovviamente. E allora non si giocavano con i giochi no, sul computer, non quindi si ascoltava la non musica, c'era niente. Si parlava insieme. Sì. Quando senti appunto queste storie, Rocco lo so, siete qui per questo, noi come forse non abbiamo visto le loro difficoltà, cosa ti fa pensare quando senti queste storie di mamma e papà? Diciamo i sacrifici che hanno fatto i genitori nostri, non credo mai siamo in campo noi per fare quei sacrifici, perché i gioventù di oggi hanno la vita meglio di noi e quelle di loro ancora meglio, perché questa è la vita. Però i sacrifici che hanno fatto i genitori, la mamma, papà, quelle ci hanno portato questa malanza. Non possiamo neanche immaginare di passare attraverso quei momenti che hanno passato loro.
guardiamo le foto, guardiamo certi video, perché abbiamo ancora le video del passato, mai, mai. Oggi, noi e i giovani di oggi, mai. Ne prendiamo e impariamo qualcosa anche da questa storia, questo programma che comunque ne sentiamo tante di storie. Sembrano uguali, ma ognuno ha comunque qualcosa da dire. E Angela, è stato interessante, siamo quasi in chiusura. Abbiamo detto che ci vorrebbe un'ora per raccontare, forse lo dobbiamo prolungare veramente. Ci vuole la giornata. C'è tanto però è stato bello sentirle queste. Allora, abbiamo visto Nino, Massimo, Rocco ovviamente, i due figli e manca solo una figlia che non vive più a Montreal. Come si chiama? Si chiama Santa, però io la chiamo Tina. Registrata e Santa come mia suocera. Sì. Lei non vive qui, vive... No, sta a New York, so 25-26 anni forse. Nel tempo che mio figlio ha comprato il magazzino, mia figlia è partita, altrimenti non partiva. Se no partiva anch'io, perché ho anch'io le carte per gli Stati Uniti. E mio figlio ha detto al papà, dove vai? Io ho bisogno qua. Non siamo partiti più, siamo rimasti... Per fortuna non ho venduto la casa. Ed è il destino che siete rimasti qui e poi avete avuto sono successo. Rimasta qui e ero contento pure. Certo. Angela. Sono contenta che mia figlia sta là, sta bene, grazie a Dio, stanno bene. C'ha due figlie, c'ho due pronipoti, sono contenta. E poi non è lontano. No, la settimana scorsa sono stata là. Allora, noi volevamo dirvi grazie per aver accettato l'invito. È stato di venire un piacere. È sempre bello sentire. Ringrazio a voi. Sì. Grazie mille. Che ci siamo conosciuti, vi conosco, piacere. Ma no, diciamo a fronte così, a faccia a faccia. Noi è un grande piacere, veramente. Grazie, grazie. Mille, di nuovo, grazie. Angela. Grazie. Rocco, grazie, ci rivedremo grazie ovviamente. Ci vediamo, sì, sicuro. Alla prossima. Bene, e con questo si conclude anche quest'altra bellissima storia della famiglia di Dio Chimienti, Silvana. E vi lasciamo col pensiero della sera. Buonasera a tutti. Buonasera. Thank you.